Ad un livello dalla fine del Day 1B, purtroppo ci saluta Paolino Virgilio e sei uscito adesso. Pao, raccontaci un po' com'è andato questo main event, anche se noi lo sappiamo, però raccontalo al pubblico. Una grande delusione perché il torneo purtroppo non è mai decollato. Ho visto 3 volte KK, è l'unica volta dove addirittura ho dato top set in fairway, non ho vinto niente. Una volta ho vinto addirittura i bui, che mi sembra assurdo, e una volta ci ho perso su un Aceig. E sono riuscito ad andare a pausa cena comunque con 24.000, torno dalla pausa cena, vedo le dame, tribetto e praticamente ci perdo un 10.000 quando l'oppo mita Nat Flush al river con asso 4 suited. E poi 3 mani dopo flatto K donna, flop è un donna alto, l'imbecille di turno, questo era veramente imbecille, ci betta in fairway, metto al tar, scende una picca, lui checka, gli betto 2000, mette river, scende picca, lui checka, io checco dietro e lui mi dice: ah, sei stato fortunato. Non so come sia stato fortunato io che lui ha preso picche con jack 8 suited, però sono rimasto con 30 bui, apro asso donna, flatta un altro, sempre lo scemo di turno che tribettava a casa allegro, tribetta, io sciovo e lui addirittura si fa fare il count, alla fine a jack-jack ovviamente va lui. È un flip perso alla fine. Pao, il main event è un torneo che è al di fuori da tutti gli altri tornei a livello di emozioni, a livello di numeri e soprattutto di giocatori. Come ti sei trovato a parte le carte in mano? Ma sicuramente si respira un'atmosfera particolare perché è il torneo dei tornei e anche solo il fatto che ci siano livelli da 2 ore è una cosa, insomma, che non si vede mai e ti permette di aspettare le carte, di giocare chiuso, cioè una struttura bellissima. Purtroppo per me grandi emozioni, insomma, anzi un gran giramento, no? Cosa vuoi che ti dica? Un qualcosa che fa rima con emozioni. Esatto, esattamente, che non è Baglioni. La trasferta a Vegas però è stata positiva? Sì, beh, la trasferta è sempre positiva perché comunque si sta, cioè, ti diverti a Las Vegas, è impossibile non divertirsi. Sono stato qui un sacco di giorni, comunque ne starò qui altri 4-5 con un gruppo di persone splendide, i rapporti si sono rafforzati molto sia con lo staff delle ISOP che con i ragazzi del team, sono create delle nuove amicizie, quindi sicuramente un'esperienza positiva. Naturalmente ci dispiace a tutti per questo risultato, ma speriamo di rivederti in qualche tavolino cash, fare più 1000, più 2000. Ah, speriamo di rientrare un po' delle spese, insomma, almeno quello. In bocca al lupo. Ciao, ciao a tutti.